tutti. Io sono molto lieta e grata di condividere la devozione, vorrei definire l'affetto filiale verso Maria come popolo birmano e personalmente anche. Il mese di maggio è proprio, posso dire, anche mio mese, perché compleanno celebro il mese di maggio. Sono molto orgoglioso di essere nata al mese di maggio. In più era un sabato. Allora, essere figlia di Maria, sono orgogliosa molto, davvero. Vi condivido non soltanto sofferenza, come di solito, la sofferenza ci unisce di più, la sofferenza ci fa sollevare sguardo verso Dio, verso il cielo, giustamente alla mamma celeste che ci vuole bene e ci cura, ci affianca, così come è amata Maria dal popolo birmano e come viene venerata, celebrata almeno una festa più importante, condivido con voi. Maria, la madre di Gesù e di tutti noi, è una grande attrazione per l'intera popolazione del Myanmar. Questa realtà si dimostra soprattutto nella festa nazionale mariana al Santuario Nazionale di Nyaunglede, dedicato alla Madonna di Lourdes. Ogni anno c'è una grande festa con novene, messe e speciali devozioni mariane. È un santuario che era meta di migliaia di persone che arrivano da ogni angolo del Myanmar, di ogni cultura e religione, dimostrando la capacità di Maria di essere un punto di comunione e di pace. Quest'anno, in occasione di questa festa, l'arcivescovo e anche il cardinale Charles Bo ha detto: oggi, come nazione e come popolo, affrontiamo sfide, lacrime, pandemia, sfollamenti e rotture umane. Siamo venuti qui nella speranza, cercando misericordia, implorando la guarigione. Maria, ha aggiunto arcivescovo, sente il nostro dolore. Come noi, ha subito tutte le sofferenze e i dolori che oggi viviamo. Sì, conosce il dolore di migliaia di nostre madri che hanno perso i loro figli e loro figlie a causa della violenza. Sa cosa significhi vivere nella paura e nell'ansia, temendo per la vita del suo prezioso figlio. Sa cosa significhi essere uno sfollato interno, costretta anche lei a fuggire nel periodo più difficile dopo la nascita di suo figlio. Conosce il distacco forzato come rifugiata in Egitto. Ai nostri profughi e a coloro che si stanno nascondendo, Maria dice: sono con te. Maria non smette mai di prendersi cura dei malati, degli emarginati, dei disabili, degli orfani e di quanti sono senza speranza. Oggi la Chiesa birmana implora ancora più intensamente la pace vera, invocando Maria e unendo tutti i figli dell'unico Padre. Grazie. Maria ci accompagna nel mese di maggio e tutto l'anno con l'affetto materno. Oh,
know.